Abbiamo voluto fortemente che la Commissione Antimafia venisse direttamente qui nel nuovo ed incompiuto Palazzo di Giustizia, perché tutte le forze politiche in campo e ministeriali devono dare il loro contributo per chiudere questi lavori. È necessario per il Vibonese, per il senso di giustizia di tutta la Calabria. Ancora i tempi non li possiamo prevedere, però siamo fiduciosi che stiamo chiudendo il cerchio delle questioni burocratiche e riferite alle risorse. Sicuramente nel tempo degli errori sono stati fatti e per questo poi indagherà la Procura, però noi nel frattempo dobbiamo assicurare la chiusura di queste infiltrazioni che provengono dal tetto e che impediscono la prosecuzione degli altri lavori. Non credo che i numeri di Rinascita Scott nella sua completezza possano contenersi qui, però alcune fasi del processo in effetti a certe condizioni potrebbero tenersi proprio qui nel nuovo Palazzo di Giustizia, ma è ancora presto per dirlo. Molto positivo, di assoluto approfondimento e attenzione sul Vibonese per dare forza agli uomini di Stato e alle tante persone oneste che abitano il nostro territorio.